Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Ebbene ragazzi, oggi sono tornata con un nuovo slime kit. Ma questa volta è uno slime kit veramente molto 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 speciale, perché come potete leggere qua dalla tabella è uno slime kit cinese. Ebbene ragazzi, sì, cinese perché viene proprio dalla Cina, fabbricato in Cina. Si chiama Nororo e l'ho preso questo qua sul sito che si chiama, oddio, Toffee. Adesso non mi ricordo, magari ve lo lascio scritto qui, non mi ricordo minimamente come si chiama il sito, però è un sito inglese che vende un sacco di cose creative, ovviamente per la resina, per gli slime, squishy, un sacco di cose, glitter, eccetera eccetera. Allora, questo kit qua l'ho scoperto grazie ad un video di Cute Life Hacks che lo fece, e ho detto vabbè, andiamo a vedere. Non costa poco, più la spedizione che viene comunque dall'Inghilterra mi è costato un cincinino, però comunque ho detto vabbè, ne vale la pena e lo voglio troppo provare perché sono tipo esaltatissima. Allora, purtroppo le istruzioni sono scritte tutte quante in cinese, però io ho visto il video e quindi ho capito tutti gli ingredienti. Adesso ve li vado a spiegare mano a mano. Allora, quando apriamo la nostra scatola, ci sono rimasto un po' male, devo ammettere, perché alla ragazza, sia Cute Life Hacks, è arrivato nella scatola di plastica, quella con le manichette con la maniglia, e a me arriva dentro la scatola di cartone. Vabbè, faccio schifo, gli faccio schifo, cosa vi devo dire. Comunque, la prima cosa che troviamo è questa. Questa che cos'è? È lo slime activator, ossia sarebbe tipo l'acido borico diluito appunto in acqua, che questo qua è una boccetta tipo straiper enorme. Poi troviamo questa, che è piccolina, mi volesse capire che me ne faccio di questa cosa, che è praticamente la colla vinilica. Vabbè, è scritto in cinese, però io ho visto il video. Non lo so ragazzi, è colla vinilica. Questa qua che invece è tipo super iper mega enorme, ma meno male, è la colla trasparente, ed è veramente trasparente. Cioè, vedete, non so se vedete, ma è veramente super iper clear. Poi escono queste scatoline, appunto, che sono queste grandi, adesso non so, da penso 5 o Z dovrebbero essere, e queste piccoline, vedete, con annessi tappi. Poi escono questi, poi esce una cosa tipo mega mega fantastica, che è la clay, questa qua, ed è morbidissima al tappo. Poi escono queste due palline, che queste qua sono tipo microscopicissime, sono tutte colorate, queste qua bianche che anche sono piccoline. Vi escono queste due buste. Poi vi esce questa, che è una sac à poche. Escono questi guanti, che vi servono per proteggere le mani. Questi due misurini. Poi questo, che sono delle salviette imbevute. Poi escono queste perline. Poi escono queste due, per fare lo slushy slime. Voi vi chiederete, questo che cos'è? Questo qua l'ho preso apposta per vedere se funziona e magari lo andiamo ad utilizzare insieme. Ho lo slime deactivator, ossia quando lo slime viene troppo troppo duro bisogna usare una goccina di questo e lo slime diventa di nuovo super iper mega morbido. Sì ragazzi, sono veramente molto curiosa di andare a vedere se funziona. Poi un'altra colla vinilica, questa, un'altra come l'altra uguale. E qua c'è questa per la sac à poche, oddio, questa per la sac à poche. Altri coperchi. Ah, poi dei glitter. Poi ci sono i coloranti. Coloranti e spatoline. Vado a prendere una ciotolina e ovviamente andiamo a provare prima la colla trasparente. Ma quanto ho paura, da 1 a 10. Vado ad utilizzare questi cucchiaini che sono tipo kawaiissimi, guardate quanto sono belli. Vado a mettere una goccia di colore, che su questi qua sono dei coloranti comunque liquidi. Vado a mescolare. No vabbè, adesso va bene, guardate, guardate qua il colore. Ok, voglio mettere all'interno qua, guardate questi glitter quanto sono belli, sono molto 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 olografici. Andiamo a mettere due glitter qua dentro, magari dopo poi andiamo a provare un altro esperimento, anche per fare il butter slime. Adesso è arrivato il momento fatidico, perché voglio prima provare a fare uno slime così. Vado a mettere poco alla volta delle goccine di slime activator e vediamo se il mio slime si attiva. Sì ragazzi, lo slime si sta attivando. La colla non era molto densa, come avete potuto constatare, ma era una colla abbastanza liquida. Quindi, boh, può darsi che ci vuole un pochino di slime activator in più. Io non lo so, raga, veramente, perché
Poi non so neanche che tipo di slime activator sia questo. Io spero ovviamente che venga qualcosa. Ho aspettato per far sì che mi arrivasse questo kit insieme ad altre cose. Ho aspettato tipo 2 mesi, raga. 2 mesi, l'ho ordinato molto prima di Natale. Molto prima di Natale. E mi è arrivato l'altro ieri, tipo. Mi è arrivato negli scorsi giorni. La resa di questo slime non mi piace minimamente. Io ogni volta che mettono gli slime activator all'interno dei kit mi danno sempre un problema. Io non riesco a capire che... quale sia il problema. O è la colla o è lo slime activator. Allora, andiamo a mettere ancora. Io vi ricordo che abbiamo anche quello slime deactivator, quindi se è qualcosa noi possiamo andare a provare anche quello e vedere se funziona veramente. Allora, momentaneamente la colla si sta addensando. No, a quanto pare sta avvenendo. Dai, sta avvenendo qualcosa. Ok, aspettate un altro pochino. Adesso lo prendo e iniziamo a schiacciare la nostra colla con le mani. È venuta tipo questa palla orribile. Oh mio Dio, raga, cos'è venuto? Questo slime activator è orribile. Non so adesso se sia la colla. Allora, però, andiamo a provare questo slime deactivator. Andiamo a mettere un paio di gocce. Oh, però si sta... Oh mio Dio, aspettate, si sta sciogliendo. Oh mio Dio, aspettate. Guardate, mi ha fatto tutte le mani tipo unte. Allora, sinceramente vi posso dire una cosa. Io vado a provare dopo a farlo con il mio slime activator. E non con quello che è uscito dal kit, perché mi sa che questo fa abbastanza schifo, questo slime activator. Bene, ok. Allora, andiamo a provare invece adesso la colla vinilica. Vado a mettere tutta la colla vinilica. E cosa voglio fare però, ragazzi? Voglio solamente provare adesso con lo slime activator. Cioè, è normale, no? No, magari voglio andarlo a colorare. Aspettate, mettiamo un po' di colorante giallo. Proviamo invece adesso l'activator con lo slime, con la colla vinilica. Questo kit non so se mi sta deludendo o mi sta... Veramente, ragazzi, allora, siamo alle solite. Allora, di nuovo questo activator che fa veramente molto schifo. La colla è molto, vedete, molto appiccicosa. Veramente molto strana. Non so se sia la colla a questo punto o se sia l'activator a questo punto. Quindi, boh, non ne ho la più pallida idea, perché vedete come fa venire la colla. Allora, con lo slime di prima, probabilmente assestandosi giusto un pochino, no, risulta sempre così. Mettiamo una goccina di deactivator. Funziona però, con la colla vinilica forse si vede di più. Si sta aggiustando proprio tantissimo. Oh, è diventato stramorbidissimo, guardate. Andiamo a fare questo esperimento. Guardate qua adesso com'è diventato morbido usando il deactivator. Allora l'avranno messa appositamente, perché sanno che probabilmente l'activator fa schifo. Come funziona questa cosa, ragazzi? Comunque, vado a prendere adesso la mia colla trasparente, la vado a mettere qua dentro, sempre dentro al cofanetto, e vado ad usare queste palline. Le vado a mettere all'interno. Mamma, quante ne ho messe, mannaggia. Vado ad usare il mio acido borico. Vediamo che reazione avrà con questa colla. Se avrà la stessa reazione, allora vuol dire che è proprio la colla che fa schifo, perché non è possibile che su due slime possa succedere una cosa del genere. Non lo so, ragazzi, perché tutte a me succedono queste cose quando faccio gli slime kit. No, Ayuma, che veramente, dai. No, ci sto rimanendo abbastanza male. Ci sto rimanendo proprio abbastanza male. Quindi è la colla. Ragazzi, abbiamo intuito che è la colla che fa schifo e non l'activator. Quindi niente, questa colla per me è super iper abolita. Non ho capito se sono io che sbaglio qualcosa. Comunque voglio provare a mettere adesso questo slime che abbiamo ottenuto. Sì, io con tutte le mani sporche di palline. Oh, però guardate adesso che si è assestato. Questo slime, voglio prendere un pochino di pasta che è uscita sempre dall'interno del kit. Oh mio Dio, ragazzi! Madonna, è morbido! Madonna, raga, ve lo giuro, cioè... Guardate qua! Madonna, è stra iper morbida! E vediamo se esce qualcosa. Cioè, vediamo se esce un butter slime. Carino! Wow!
molto carino. Ho capito che hanno messo appositamente lo slime deactivator, però non è necessario che io lo debba andare ad usare, cioè dove sta scritto? Allora, quindi l'unico decente che è venuto è questo qua con il butter slime, dopo che abbiamo fatto lo slime normale e lo abbiamo deattivato con il deactivator. Cioè, diciamo, per lo slime kit in generale è un 10, perché comunque è molto 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 fornito. Però non mi piace la colla che danno in dotazione, perché fa venire lo slime così, fa venire lo slime gommoso. Fatemi sapere secondo voi questo kit com'è, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Mi raccomando, con un commentino. E questo è tutto, io vi mando un bacio e un abbraccio, e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!